amiche ed amici di Calabria TV, oggi siamo nella provincia di Cosenza, per l'esattezza a Longobardi, sul Mar Tirreno, una cittadina resa famosa anche da un santo, San Nicola Saggio, canonizzato negli anni 2000. Andremo a visitare i luoghi, il centro storico, in particolare anche la casa proprio di questo santo, la chiesa matrice che è intitolata Santa Domenica di Tropea, e in più la Casa della Cultura. Con noi ci saranno tanti ospiti, tra cui il presidente della Proloco e altri ospiti arrivati anche dall'America. Con l'aiuto di Pino Pungitore andiamo a vedere le bellezze di questo centro, ripetiamo, nella provincia di Cosenza. Una santa che viene da Tropea, che noi abbiamo scoperto lo scorso mese di luglio a Toronto, grazie al parroco di Torre di Ruggero, Maurizio Aloisi. Don Maurizio ha raccontato la storia di questa santa, che tra l'altro è protettrice pure di Torre di Ruggero. È una chiesa del secolo XV, di stile barocco, e intitolata proprio alla santa che fu uccisa nel 303 durante la persecuzione pagana promossa dall'impero romano. L'edificio è posto sulla parte sud del centro storico, risale alla seconda metà del 1400, come dicevamo precedentemente. Risulta che tale chiesa sia stata eretta su una parrocchia già esistente. Vi è certezza dell'esistenza in questa chiesa di rilevante importanza storica già nel 1478, in quanto Sisto IV dispose che il sacerdote Piero Altesin venisse investito nella stessa. Altra testimonianza storica è la presenza di una lapide posta sul lato sinistro della chiesa matrice, in memoria di un certo Giulio De Micheli, datata del 1671. Da un articolo di Monsignor Domenico Taccone Gallucci del 1904 si evince che la chiesa era principalmente collegiata nel comprensorio, composta da 20 canonici e 4 missionari, già a partire dal 1759,
che abbracciava svariati filiali, la Chiesa dell'Immacolata, San Giuseppe, Sant'Antonio, San Nicola, Santa Sofia e San Rocco, alcune delle quali si trovano in località Chianicello, dove un tempo era situato il centro del paese. Della predetta collegiata però non vi è traccia, alcuni libri della stessa parrocchia ne parlano, ma con frammenti. Si pensa che la documentazione possa essere andata distrutta dagli avvenimenti storici del 1806 e del 1807. Secondo altri storici, il documento ufficiale non ha avuto la dovuta conferma. Il 5 luglio del 1905 accade un evento ricordato dal popolo longobardese che di generazione in generazione, tutti i cittadini infatti erano raccolti nella chiesa per celebrare i solenni vespri alla vigilia della festa in onore della santa, quando a un tratto un fulmine penetrò nella chiesa producendo vari danni alla struttura interna, ma miracolosamente nessuno dei fedeli fu colpito. Fu in tale occasione che il popolo di Longobardi, in segno di gratitudine per la visibile protezione di Santa Domenica, volle sostituire il vecchio altare della chiesa con un nuovo in marmo per ricordare l'evento. Completa la ricca costruzione la cappella del Sacro Cuore, posta sul lato sinistro, ove è posta la pala dall'altare, raffigurante l'ultima cena del 1777, attribuita al pittore Nicola Menzele. Adesso ci troviamo all'interno del Teatro Comunale, situato in Piazza San Francesco, nel centro storico che forma un unico immobile con la chiesa matrice che abbiamo appena visitato e che è di alto valore architettonico e storico. È dotato di due ordini di posti, quello superiore poggia un assistito, quello superiore poggia su un assito a cui si accede da una scala a chiocciola. Oltre alla funzione sua propria per rappresentazione e proiezione, vi si celebrano matrimoni di rito civile ristrutturato e impreziosito nel 2015, quindi il ristrutturato da poco. Adesso l'ultimo luogo qui a Longobardi è la Casa della Cultura, un palazzo del XX secolo adibito a centro polifunzionale. Al suo interno ospita, oltre alla biblioteca, una sala congressi, una sala computer e il Museo della Civiltà Contadina. Insieme a Pino Pungitore andremo all'interno a visitare questo palazzo del 1900. La prima sala è dedicata alla biblioteca del comune, come vediamo c'è anche il supporto, l'ausilio dei computer, abbiamo delle cartine, delle attestati, dei manifesti della provincia di Cosenza, proprio del comune. E se Pino può inquadrare, c'è il re Umberto I, re d'Italia, che scrisse una lettera indirizzata proprio
questo paese, ne troviamo tante altre, tra cui anche una di Vittorio Emanuele II, parliamo dell'era sabauda nel nostro paese, quindi di conseguenza anche della Calabria. Ricordiamo che la Calabria è stata anche divisa in due, non è un caso se nei libri di storia a volte la troviamo al plurale, come le Calabrie. E Longobardi faceva parte della, come fa parte ora, del nord della regione. Prima di accedere ai piani superiori troviamo un affresco direttamente su un muro raffigurante, può essere un pastore, un soldato calabrese, il cavallo. E adesso accediamo alle stanze dove sono presenti anche altri affreschi, e andiamo a vedere il museo pure della civiltà contadina di Longobardi, come possiamo vedere una civiltà dove ancora sono presenti all'interno nel nostro territorio attrezzi del mestiere che servivano, no, durante le giornate, tanti artigiani, attrezzi degli artigiani, attrezzi di ogni giorno per cucinare, per quanto riguarda anche la raccolta, l'agricoltura, troviamo anche questa ed alcuni quadri. C'è un'aeronautica, faccio sul conto di Proloco, siamo entrati nella sala dedicata a San Nicola Saggio, non poteva essere altrimenti. Questa statua è particolare, ci dica il perché. Questo è particolare perché è stata fatta dai ragazzi delle scuole qui di Longobarda, delle scuole medie. È una statua fatta ad altezza uomo, fatta in cartapesta. L'hanno fatta i ragazzi con il professore d'arte e quindi hanno voluto darla al comune in omaggio e ce l'hanno consegnata quest'inverno quando abbiamo fatto il 3 febbraio la festa di San Nicola Saggio. C'è stata la consegna dalla scuola al comune. Con l'immagine del santo, chiudiamo questo collegamento da Longobardi nella provincia di Cosenza. Ringraziamo il presidente della Proloco, Gustavo Vignale, ringraziamo gli amici che ci hanno ospitato qui, anche il vice sindaco che abbiamo avuto con noi poco fa. E Serena Miceli per averci dato le notizie storiche del paese. E speriamo in una buona visione che tanti calabresi e non possano venire a visitare questo splendido centro della provincia di Cosenza.